Ciao, stasera vi leggo Storie della buonanotte per bambine ribelli, 100 vite di donne straordinarie. C'era una volta una bambina minuta che voleva suonare il trombone. Si chiamava Melba. Quando aveva 7 anni, arrivò in città un venditore di strumenti musicali. Melba vide uno strumento d'ottone scintillante e capì subito che doveva averne uno a tutti i costi. «Quello!» esclamò sua madre. «Per una bambina così piccola! Santo cielo, è alto quasi quanto te!» Ma lei non si diede per vinta. «È la cosa più bella che abbia mai visto!» insisté. Fu così che Melba cominciò a suonare il trombone tutti i giorni. Provò a prendere lezioni di musica, ma non andava d'accordo con l'insegnante. «Imparerò da sola!» «Suonerò a orecchio!» decise. Era difficile, ma Melba amava il suono deciso e penetrante che faceva lo strumento. E nel giro di un anno divenne così brava da suonare il trombone solista alla radio locale. E quando era un'adolescente, Melba girò gli Stati Uniti con una band guidata dal trombettista Gerard Wilson. Qualche anno più tardi fu scelta per accompagnare Billie Holiday, una delle più grandi cantanti jazz di tutti i tempi, in un tour del sud degli Stati Uniti. Purtroppo il tour non ottenne il successo sperato, così quando Melba tornò a casa decise di smettere di suonare, ma la sua passione era troppo forte e riprese presto a scrivere la musica e a suonare e pubblicò anche un album solista intitolato Melba Liston e i suoi tromboni. E si occupò di arrangiamenti per altri musicisti, intrecciando ritmi, armonie e melodie in meravigliose canzoni destinate a tutti i grandi jazzisti del Novecento. Eccola qua. Ciao bambini, buona serata!